Campobasso torna in Serie C dopo 32 anni e lo fa al Partenio Lombardi, insomma, in una grande piazza come Avellino. Come vi state preparando? Quali saranno le emozioni della formazione di Mister Cudini, che tra l'altro è anche un ex? Sì, dopo tanto tempo, infatti, è una partita che aspettavamo da tanto, dai, questa piazza, questa città lo aspettava e penso che meglio il ritorno in C non possa avere migliore palcoscenico che Avellino, che è una grande piazza come Avellino. Quindi da parte nostra c'è grande stimolo, grande rispetto, però molto stimolante come partita perché andremo a incontrare una delle candidate alla vittoria del campionato. Che Campobasso sta nascendo? Manca ancora qualche giorno alla fine del calciomercato. No, noi abbiamo tenuto l'idea, è stata sempre quella di tenere il gruppo dello scorso anno, cioè siamo rimasti in tanti, abbiamo integrato con altri giovani, è una squadra molto giovane e quindi sappiamo i pregi e i difetti, il più vecchio è il 93 che è Bontà che è il capitano, perciò alla fine questa la dice di gran lunga l'età media della squadra, però ripeto, portiamo avanti un progetto nato già 3 anni fa. Quindi puntiamo molto sulla continuità. Ecco, direttore, infine le chiedo da addetto ai lavori che calciomercato è stato? Un po' strano forse quest'anno? Eh sì, questo non è solo quest'anno, penso che sono 2 anni che sono di campionati un po' strani, no? La situazione che stiamo vivendo non è facile né a livello imprenditoriale, né a livello di, penso, riguardi un po' tutto e questo ha invaso anche il calcio, dai, penso che questo se ne sia risentito. Chi ha dovuto fare magari magari ha avuto la possibilità di prendere giocatori importanti l'ha fatto, gli altri hanno puntato molto sui giovani, come è giusto che sia, dai, questo è il mio parere.